Gli ultimi sviluppi nel campo della psicoterapia ci indicano che gli eventi stressanti, particolarmente traumatici, hanno un ruolo importantissimo nella salute mentale e anche nella salute fisica. È per questo che è importante lavorare sulla storia che le persone possono aver accumulato nel corso della loro vita in termini di eventi episodici, traumatici che possono aver contribuito ai disturbi e ai disagi con cui la persona si presenta in psicoterapia. Le ultime ricerche ci stanno ad indicare che questi hanno un ruolo fondamentale, anche il DSM-5 ultimamente ha dato molta rilevanza agli aspetti ambientali e quindi agli aspetti delle esperienze che le persone vivono in ambito interpersonale, le esperienze che vivono in situazioni per esempio di pericolo, di situazioni che hanno un impatto emotivo forte. Quindi c'è molto spazio in questo momento dal punto di vista diagnostico e anche terapeutico per andare a lavorare sulle esperienze che la persona ha avuto e che hanno portato poi a sviluppare un certo disturbo, come può essere un disturbo d'ansia, un disturbo dell'umore, un disturbo alimentare e così via. Quindi lo stress e il trauma hanno un ruolo riconosciuto adesso nelle psicopatologie. È importantissimo lavorare quindi dopo un evento traumatico in termini di prevenzione con le persone appunto che sono state esposte a questi eventi. L'MDR è uno dei trattamenti che in questo momento ha più ricerca alla base e ha dimostrato di essere molto efficace per andare a ridurre la reazione da stress che si ha dopo un evento traumatico. Quindi è importante poter aiutare le persone dopo un evento di questo tipo a elaborarlo e a integrarlo nella loro esperienza e nella loro storia. Per questo che molte volte nel campo dell'emergenza, se pensiamo per esempio a tutto quello che è successo dal 24 agosto del 2016, con questi terremoti sono state anche più di 47.000 scosse e questo ha provocato nella popolazione che è stata esposta delle reazioni da stress importantissime che è importante ovviamente andare a lenire e a ridurre queste reazioni nell'ottica della prevenzione per i prossimi anni, queste persone come andranno poi ad adattarsi a tutta questa esperienza traumatica. Quindi l'associazione MDR con questo trattamento importante è riuscita a lavorare su tantissime persone, con più di 3.000 persone, sia con bambini, adolescenti, ma anche con adulti e in tutta il centro Italia in modo da lenire e anche prevenire per il futuro.